gestione dell'infanzia nella Fiume d'Annunziana viene ora presentata da Emilio Loria. Emiliano Loria, cui do la parola. Grazie. Io ringrazio dell'attenzione, vorrei anch'io portare i saluti e i ringraziamenti al Presidente Guerri che ha organizzato tutto questo e anche agli amici e colleghi. Per me è un piacere e un onore stare qui tra voi. Vorrei ringraziare in particolare proprio per la relazione tante persone che alcune non sono qui, altre invece sono qui, come ad esempio il dottor Federico Carlo Simonelli, Enrico Serventi Longhi, Paolo Cavassini, perché ho saccheggiato i vostri lavori. Quindi se sentirete Francesca Rolandi anche, quindi sì, sono le vostre parole che ho ripreso. Perché è una questione, quella dei... Mi serve però il telecomando per andare avanti con le... Qui. Ah, ecco, grazie. Ce l'ho. Forse è meglio spegnere le luci, così possono vedere meglio. Quando, ecco, ero ispirato proprio da quello che diceva prima il professor Chiarini, occuparmi di qualcosa che in realtà era stato... sono fatti dei cenni alla storia dei bambini, della questione che tra poco affronterò, anche se sparsi. Ma volevo dare un'attenzione particolare a quella... ha una dimensione sociale sicuramente, perché stando all'Archivio Museo Storico di Fiume, nel quale collaboro da molto tempo, anche con il professor Stelli che è qui, il direttore Marino Micic, e ci raggiungerà stasera, e vedendo, scorrendo le foto che abbiamo, centinaia di foto che abbiamo, spesso capitavano con una grandissima frequenza la partecipazione e la presenza di bambini accanto ai legionari, bambini, bambine... sui giornali, se la Vedetta d'Italia, spesso leggevo di questioni relative all'accattonaggio, al vagabondaggio di bambini, e quindi dico, voglio fare una relazione sociale su un aspetto poco occupato. Invece mi sono ritrovato ad occuparmi di una questione prettamente politica, perché l'assistenza all'infanzia diventò da subito una questione politica. Immediatamente, e questo emerge in una maniera esplicita sia nei giornali di cui vi farò vedere, nei moltissimi documenti che ho trovato, tanto che ho dovuto fare retromarcia con le intenzioni e dire pensare ad un tema fondamentalmente diverso dalle mie aspirazioni, perché come vi dicevo in realtà la questione fu abbozzata da tanti, già da Margonari, un libro bellissimo, Il Comandante, che al di là del tempo passato, ma è uno dei pochi che già allora si occupa di questo aspetto e di quanto il Consiglio Nazionale Italiano e soprattutto il Comando si occupò della questione dell'infanzia. Ci sono pagine, foto, documenti molto importanti. E poi altri, anche Alatri nel libro ne parla, Gerra fa un lungo riferimento, devo dire anche bellissimo, un Disobbedisco, c'è un paragrafo proprio dedicato a questo, Cavassini ha fatto una raccolta di foto che hai fatto, Paolo, c'è anche quello, Serventi Longhi ne ha parlato nella biografia di De Ambris, perché è uno dei protagonisti di questa storia, come vedremo presto. Una storia che in realtà si inserisce in una città che era abituata e aveva una lunga tradizione di assistenza all'infanzia. Dimostrazione di questo sono le tante società che già sotto l'impero austro-ungarico erano nate a Fiume. L'Associazione delle Dame di Carità, ad esempio, che inizialmente era retta da Don Torcoletti, la Società degli Amici dell'Infanzia, che era animata da Viola Polic, si preoccupava soprattutto di dar da mangiare, ecco, organizzavano refettori per i bambini, anche addirittura nella sede della Loggia Sirius e in altre in contesti. Il municipio, sia sotto il sindaco Vio e tantissimo sotto la direzione di Gigante, che diventò nell'autunno del 1919 sindaco di Fiume, e poi incredibilmente fino a un certo punto anche il Vaticano, il Papa Benedetto XV si mosse direttamente in favore dei bambini fiumani. Nel 1921 addirittura donò 50.000 lire, che per l'epoca non erano affatto poche. E, la questione, dicevo, diventa politica perché l'assistenza all'infanzia e nelle modalità con cui avvenne a Fiume in realtà stava avvenendo in tutta Europa.
Oggi 2019 è il centenario della nascita dell'associazione Benemerita Save the Children. Era diffusa, e questo grazie anche alle lotte femministe precedenti della Prima Guerra Mondiale, si diffuse nel primo dopoguerra una forma di emergenza e di assistenza alle classi sociali più deboli che erano state travolte dalla guerra, sia per quanto riguarda i paesi vincitori che i paesi vinti. E che cosa accade? Accade che l'Italia si fa promotrice di una campagna di aiuti, devo dire assai poderosa, nei confronti dei bambini austriaci, in particolare della città di Vienna. Questo avviene a Milano, grazie anche al fatto che Milano aveva un sindaco socialista dal 1914, che era Emilio Caldara, il sindaco della guerra. E riconfermare il 19, poi lascerà nel 20, ma non importa. L'importante è vedere come in Italia molti comuni del centro e del centro-nord erano socialisti, soprattutto dopo le elezioni del 19, e si creò questa campagna imponente, perché riuscirono a prendere come funzionava. Invece di portare gli aiuti lì, come oggi auspichiamo di fare, cercavano di prendere i bambini e di portarli in Italia. Io ho calcolato che circa più di 3.000-4.000 bambini viennesi e dei sobborghi di Vienna raggiunsero l'Italia con gli aiuti della Croce Rossa Italiana, con l'aiuto del governo, del corpo d'armata che stava lì a Vienna e cercava con gli altri generali alleati di sistemare molte delle faccende dell'ex impero asburgico, trasporti, le ferrovie, ecco. Riuscirono a portare circa più di 3.000 bambini. Ogni volta che venivano i bambini viennesi, tra l'altro portati da commissioni, per cui c'erano delle commissioni, sindaci, socialisti, tra cui Caldara, che andavano a Vienna, con l'occasione andavano a trovare i compagni in prigione a Budapest, facevano tutto un giro e li portavano poi i bambini da Vienna a Milano, a Bologna, a Genova e altre piccole città, che li accolsero sempre trionfalmente. Quindi già all'epoca, e siamo agli inizi alla fine del 19, inizi del 1920, sull'Avanti e altre testate venivano riportati discorsi che facevano, e immediatamente ci si ritrovarono. Ecco, ad esempio, il giorno 28 dicembre 1919 resterà memorabile negli annali del socialismo internazionale per la bella prova di solidarietà espressa dal nostro partito sotto l'egida del Comune Socialista di Milano. Poi abbiamo ad esempio cittadini. Questo è un articolo dell'Avanti del 3 gennaio di Giovanni Zibordi. Cittadini, riconfermiamo dinanzi a questi bambini il proposito di moltiplicare l'opera dell'Internazionale. E, con la Costituzione si auspicava della città universale, l'impero della giustizia, il regno del lavoro e dell'amore del mondo. Anche se, diceva già l'articolista, furono molto attaccati, non molti ci capiscono. Perché? Perché si andava ad aiutare un paese vinto. E infatti da subito iniziano le proteste da parte del Popolo d'Italia, di altri giornali. Mi viene in mente ad esempio l'Intervenuto, che era un giornale senese, alcuni gruppi militari nazionalisti. Dice: ma perché non aiutare innanzitutto e spendere così tanti soldi in favore dei bambini italiani? E difatti così si fece. Si organizzarono dei viaggi per salvare e portare, diciamo, nell'interno del regno bambini trentini e di tutte quelle aree del Veneto colpite, diciamo, da Caporetto e da un esodo profondissimo che si ebbe tra il 17 e il 18. I bambini di Fiume rientrarono nell'operazione proprio voluta, pensata e organizzata dai fasci di combattimento di Milano. Molte sono state in realtà, studiando le somiglianze organizzative, però c'è una differenza, innanzitutto dei numeri. Abbiamo detto, a Vienna siamo sui più di 3.000 bambini. Per quanto riguarda invece i fiumani, ho fatto un calcolo, credo poco più di 600, ma ci arriviamo così. E poi soprattutto, mentre per i bambini di Vienna ci fu un'organizzazione più istituzionale, per i bambini di Fiume ci fu più una voglia dal basso di molti comitati legati più o meno direttamente al fascio di combattimento di Milano, e quindi una spinta dal basso che a volte ebbe il sostegno istituzionale, altre volte invece un impedimento, e come vediamo ad esempio meglio nelle prossime slide.
A Fiume il dicembre del Natale del 1919 abbiamo l'insediamento poi a gennaio di De Ambris, e De Ambris denuncia una situazione economica grave ma non preoccupante. E difatti lo stesso Nitti poi nelle varie missive, quando si lamenta di questi bambini che vanno da Fiume a Milano, rimprovera il fatto, lo vedremo un po' meglio, che secondo Nitti si stava molto meglio a Fiume grazie agli aiuti del governo e della Croce Rossa che in tante altre città italiane. Ma in realtà la situazione forse da una parte è vero, da un'altra no, anche stando anche ai molti articoli anche non politici sulla questione dell'infanzia e di molte famiglie che dovevano provvedere a tantissimi bisogni. Questo è uno dei manifesti che vedete di D'Annunzio alle donne d'Italia, fatto nel novembre del 19, e già si comincia a creare un certo tipo di attenzione dell'opinione pubblica fiumana e soprattutto italiana sulla situazione non facile dei bambini fiumani. Abbiamo ad esempio nel gennaio, quindi in parallelo quando l'Avanti faceva quegli articoli di cui abbiamo visto, ecco che nel Popolo d'Italia il 3 gennaio si legge questo: i bimbi fiumani chiedono agli italiani un alloggio, il vitto, un po' di carezze. Se ne è trovato di tutto questo in abbondanza per quelli di Vienna, se ne deve trovare per le piccole creature che parlano la nostra lingua e dicono Italia, con la passione di chi vuol suo un tesoro conteso che non ha prezzo. Molti sono gli articoli poi di Piero Belli già in quel gennaio del 1920, e si crea subito un antagonismo su questione dei bambini di Vienna e questioni dei bambini di Fiume da portare in Italia, con un messaggio ben preciso come adesso vediamo. Però il viaggio vero e proprio fu fatto a fine febbraio, il 22 febbraio. Prima cominciò a prepararsi il terreno a Fiume, che fu fatta questa medaglia per i bambini poveri che poteva essere acquistata in alcuni negozi di patrioti fiumani, come ad esempio Ettore Rippa, si poteva acquistare nell'associazione Giovani Italia, ed era una medaglia che nel verso recitava Fiume vita, eia eia alala, e dall'altro Fiume o morte. E i protagonisti e gli artefici dei viaggi furono, come abbiamo detto, De Ambris come segretario a Fiume e come nei fasci di combattimento Umberto Pasella, Enzo Mecheri e Cesare Rossi, e poi tantissimi comitati a Milano, promotrice instancabile, raccogliatrici di sottoscrizioni, indumenti, scarpe, cioè era un'esigenza non solo per D'Annunzio e per i legionari ma anche per i cittadini e i bambini, di scarpe e di indumenti. Ecco, fu la contessa Teresina Pasini, un personaggio veramente singolare che spero nella relazione di dare più spazio. Si era distinta a Milano in quella borghesia femminista, di attivista contro la guerra italo-turca. Adesso la vediamo invece completamente a favore dell'annessione di Fiume all'Italia, e si fa promotrice del comitato femminile e farà molta strada, diciamo, a Fiume questo comitato, lo vedremo un attimo. Prima dell'arrivo dei bambini a Milano, ecco, i bambini fiumani sono anticipati da questo bambino Dante Farina, che porta una medaglia, una dedica di Gabriele D'Annunzio. Ed eccoli qui, sulla destra vedete un'immagine che ho tratto dal libro di Paolo Cavassini e Mimmo Franzinelli, dall'altra invece è la foto del comitato milanese che viene a prendere i bambini. Ora, ogni volta che i comitati, non solo quelli milanesi, poi saranno nel corso del 1920, quello toscano, quello bolognese, quello napoletano, verranno a prendere i bambini, sarà occasione di discorsi al Teatro Fenice. E il viaggio stesso poi sarà occasione di ulteriori manifestazioni nelle varie tappe, come potete immaginare. Quindi la prima partenza dei bambini è domenica 22 febbraio 1920 nel pomeriggio, e vengono portati via 250 bambini. Va avanti? Sì, ecco. E vi dicevo, l'occasione dei discorsi. Volevo leggervi alcune parti di questi discorsi perché sono molto eloquenti. Il primo grande discorso, questa cerimonia, presenti tutti i bambini che stanno per partire, o quasi tutti, parlano i legionari, i rappresentanti, soprattutto i legionari milanesi, e poi parla subito la contessa Pasini. E dico che è un discorso politico, perché dice: non è senza significato che in questo momento politico le donne italiane offrano la bandiera tricolore a Fiume d'Italia.
e conclude leggendo la dedica in pergamena che accompagna il dono del tricolore, perché ci sarà c'è il dono della bandiera tricolore cucita dalle donne italiane di Milano, in particolare a D'Annunzio. A Fiume d'Italia le donne italiane consegnano tessuto con le fibre tormentate della patria, il tricolore che le spetta per inviolabile forza di diritto, per gesta eroiche di combattenti, sacra volontà di popolo. Ed ecco, la Teresina Pasini è quella tutta a destra con il mazzo di fiori che è dono dei legionari, e anche sul bollettino del comando ci sono tutti i discorsi anche del dono del mazzo di fiori alla Teresina Pasini. A sinistra addirittura lei veniva chiamata Alma Dolens, è la statua che si trova al cimitero di Milano in suo onore. Anche D'Annunzio fa, De Ambris fa il suo discorso che potete leggere perché è interessato sul bollettino, ma anche D'Annunzio fa il suo naturalmente. E la crociata degli innocenti è il titolo del sul bollettino. I bambini di Fiume sono inviati in Italia a guarirla, no? dice D'Annunzio, dalla lebbra della sfiducia e dalla miseria morale in cui è caduta. E poi racconta di alcune leggende cristiane, pagane, per cui, come ad esempio c'è il piccolo prodigio che invita Orione, che era diventato una stella, a rivolgersi verso il sole, così i bambini fiumani che vengono da Fiume, cioè dall'Oriente, da dove sorge il sole, dovranno rivolgere gli italiani incagogliati, no, verso la luce, verso la verità. Ecco. E questi sono i veri artefici dell'organizzazione dei viaggi. Questo lo racconta, anche lo accenna Serventi Longhi nella biografia di De Ambris, ed è visibile il loro carteggio nell'archivio centrale dello Stato, in cui è stato riversato il fondo De Ambris. E come ha scritto Simonelli, mi piace ricordarlo perché credo che è giusta questa definizione per il contesto dei bambini fiumani, e così qui si evince completamente la dimensione politica della faccenda: fiumanesimo e fascismo iniziano il loro sodalizio simbolico, cioè il pretesto del viaggio dei bambini in realtà ha tutta questa organizzazione che cerca di integrare, ecco, creare sinergie per far lavorare i fasci di combattimento a Milano, scuotere le coscienze in Italia con il fiumanesimo attivo praticante a Fiume, e di cui De Ambris naturalmente è stato un importante autorevole esponente. I fasci di combattimento, scrive Pasella, De Ambris, attraverso i bambini volevano e vogliono agitare incessantemente la questione di Fiume. E Pasella, in maniera molto scaltra, cerca di centralizzare tutta la questione e tutti i comitati che anche spontaneamente nascono in Italia, meridionale anche, a Bari c'è un comitato molto importante, oltre che a Genova, molto spesso sono le vedove dei combattenti che si preoccupano di raccogliere soldi e indumenti, però Pasella vuole accentrare tutto e si preoccupa anche di derive troppo pietistiche e non politiche. E dice infatti: non può essere sciupato ad altre iniziative i cui scopi siano dettati più dalla pietà che dalla politica. Quindi lo scopo dei viaggi e quindi l'azione di solidarietà è prettamente politica. Dovere di ogni fascista che si inizi immediatamente un'intensa agitazione per indurre il governo a ritirare il borbonico divieto, perché il governo, adesso lo vedremo, vieterà questi viaggi a un certo punto, usando tutti quei mezzi che la situazione locale, cioè a Milano, ci consente. E tra le indicazioni che Pasella dice a De Ambris per forzare il governo a cambiare idea sui viaggi dei bambini fiumani in Italia è anche quella di praticare la violenza, non disdegnando, se occorre, di venire a colluttazioni con la polizia. Perché cosa era successo? Era successo che Nitti era a Londra quella domenica del 22 febbraio e appena riceve la notizia si arrabbia moltissimo con Caviglia, e all'archivio centrale dello Stato ci sono i telegrammi, cifrati e non, che si scambiano i due. E in questa situazione in realtà Caviglia è quello che dimostra un maggior atteggiamento politico e cerca di dire, di spiegare a Nitti che per opportunismo politico si era data l'autorizzazione ai fasci di combattimento di portare i bambini, perché il governo Nitti aveva dato pieno, esplicito politico appoggio alle manifestazioni socialiste dei bambini di Vienna.
Ora, ma questo per dirvi il tono dei messaggi, da Londra il 24 febbraio, Nitti a Caviglia: sono stato assai dolente che si sia consentito mandare 200 bambini di Fiume a Milano. Nostra situazione estrema gravità esige calma e particolare moderazione. Abbiamo dovuto ridurre tutti i treni, dice, abbiamo dovuto ridurre tutti i treni e noi li diamo ai bambini. Imporremo presto grave movimento restrizione. Al mio ritorno dirò al Parlamento e al Paese tutta verità i danni delle avventure folli. E qui poi un'altra missiva di Nitti, immagino, non c'è scritto, eh? Ah, no, scusi, al prefetto Pesce di Milano, si domanda al prefetto: non ha potuto impedire simile mascherata? A Fiume situazione alimentare mediante soccorso governo è migliore che in Italia. E prega, invita i suoi, diciamo, ad evitare quelle che chiama le buffonate nazionaliste, cioè inscenare le manifestazioni. Ora, la reazione da parte dei fiumani, anche del Consiglio Nazionale Italiano, per non parlare poi dei più esagitati, è molto calda. Vengono fatti molti volantini a Fiume, ma poi vengono dati clandestinamente, affissi a Milano o anche dati in alcune rappresentazioni teatrali che si svolgevano nel capoluogo lombardo. E uno tra i più famosi di questi volantini è Fratelli d'Armi, i bambini passeranno ad ogni costo. E intanto Nitti non recede, per cui scrive in un telegramma: intendo che divieto sia fermamente mantenuto. Siamo tra l'8 e il 10 marzo. Ora, quella data, 8 marzo, è abbastanza particolare, perché vi voglio subito far vedere questo. Ecco, D'Annunzio scrive a quello che Gerra riporta come amico triestino, ma probabilmente Caviglia, anche se è un po' strano il tono con cui si rivolge. Abbiamo una lettera che è stata pubblicata, riportata anche nell'ultimo libro di Guerri. Questa lettera, di cui poi è stato fatto questo volantino, dato proprio a Milano in un teatro durante una rappresentazione, in cui proprio si dice che questa lettera D'Annunzio l'ha scritta a Caviglia, che diceva: è una minaccia vera e propria. Io non tollererò questa infamia e preparerò il più crudo degli stampi per bollarla. Inoltre caricherò i bambini affamati su una delle mie navi e li scaricherò a Venezia, pronto a far fuoco su chiunque osi impedirmi questa legittima rappresaglia. Sì, ora comincerà il bello. Ditemi se questa non è una minaccia e se la questione dei bambini non è diventata una questione politica vera e propria. E effettivamente Caviglia si preoccupa dopo questo messaggio, perché non so se è indirizzato a lui o meno, questo forse è ancora da risolvere, però certo è che manda l'avviso a tutte le prefetture, soprattutto a quella di Ancona e Venezia, che D'Annunzio sta preparando una nave scortata con due cacciatorpedinieri e con la nave con bambini a bordo. Nitti comincia a preoccuparsi e consiglia che, se eventualmente questa nave veramente ci sarà, almeno di ricacciare i cacciatorpedinieri, ma di far sbarcare tranquillamente la nave. Ora, la nave non ci fu. Ci furono sbarchi di bambini, ma molto più avanti, in una calma ritrovata, una calma che verrà ritrovata nei giorni tra il 17 e il 18 marzo, in cui Nitti fondamentalmente accetta il compromesso. Dice: va bene, continuiamo questi viaggi, ma a patto che quando i bambini vengono in Italia non si inscenano tutte le manifestazioni che si sono inscenate il 22 febbraio e nei giorni seguenti. Perché quei 250 bambini che vi dicevo prima, arrivati con la prima spedizione, solo una parte sono rimasti a Milano, poi gli altri hanno proseguito il viaggio. Anzi, a Milano erano già arrivati pochi, perché si erano fermati a Trieste e si erano fermati in altre città. Poi da Milano proseguirono fino a Bologna, alcuni fino a Roma, molti riproseguirono a Genova e furono accolti per la maggior parte dei casi nelle famiglie. Quindi non ci fu quella raccolta della Croce Rossa, degli istituti, come abbiamo visto nei bambini di Vienna, ma erano proprio privati che presero alcuni bambini e li misero con loro per farli passare la primavera e fondamentalmente l'estate. Tutti questi bambini, infatti la maggior parte, furono riportati con l'inizio dell'anno scolastico, ottobre-novembre del 1920, alcuni nel 21, causa la guerra e il Natale di sangue, come potete immaginare. E nella seconda spedizione, quindi, Nitti e Caviglia danno nuova autorizzazione. Indovinate chi viene a Fiume a caricare nuovi bambini? Addirittura è il fratello di Mussolini, insieme al comitato di Genova, c'è Poggi, e prendono nuovi bambini, circa 200, per portarli la maggior parte a Genova.
che accoglie, devo dire, una delle città, anche Roma, ma Roma un po' di meno, ma Genova ne accoglie tanti, e c'è il sindaco e le istituzioni che si preoccupano di accoglierli, addirittura il comune mette a disposizione anche le strutture sanitarie per facilitare controlli e visite mediche ai bambini. Il caso di Genova infatti è singolare per questo, e anche, spero nella relazione di avere tempo, cioè no, di avere spazio, perché volevo soffermarmi sulla figura di Bianca Fiorina Incini, che ospiterà circa 30 bambini a Livorno, raggiungerà poi D'Annunzio nel novembre del 1920 portando con sé i bambini che aveva ospitato in questa struttura a Livorno, che aveva già fondato alla fine della Prima Guerra Mondiale, e lei è una di quelle giornaliste vicine al movimento dei fasci, impegnata per il suffragio universale, ad esempio, e la si trova impegnata anche in prima linea in questo senso all'assistenza all'infanzia a Fiume. Purtroppo non sono riuscito a ritrovare fotografie di questi bambini, ma almeno i nomi, per non dire, ed è grazie ad un genovese che abbiamo i nomi di alcuni bambini che erano stati ospiti da lui, perché i socialisti cominciarono una sporca campagna dicendo che questi bambini erano maltrattati, abbandonati a sé. Tra l'altro si faceva fatica anche a mandare informazioni. Questo l'ho capito dalla vedetta d'Italia, in cui i giornalisti dicevano ai genitori, cercavano di calmarli perché i bambini stavano bene, ma non arrivavano notizie. E così la vedetta d'Italia si preoccupa, per smentire queste dicerie, si preoccupa di pubblicare alcune lettere che i bambini scrivono. È bello che lo scrivano in dialetto. Per cui ad esempio questa bambina Alfia Scala scrive: cara mamma, stago bene con la signora Morra e mi ha fatto due grembiulini, due mutande e due sottane, mi ha così comperato un cappello, mi ha comperato un vestito di velluto, un capotto con una T, non sono errori miei, è che proprio le doppie, lo sapete, in fiumano è così. Cara mamma, ti mando un bacio. E così anche un altro bambino, questo è il tenore. Ce ne sono tante di queste letterine, sono molto simpatiche. Ora mi avvio alla conclusione, perché vi ho trattenuto anche tanto, per dirvi che comunque, oltre alla dimensione politica, in realtà ci fu una sensibilità vera e propria, disinteressata per la questione urgente dell'infanzia, perché veramente la vedetta d'Italia pubblica anche dei processi e dei minorenni di 15-16 anni presi in flagrante a rubare. C'è il problema dell'accattonaggio, quindi un problema c'è, e si farà sempre più forte nel corso del 1920. Questa è l'entrata della scuola, famosa scuola dei legionari, retta da Tullia Franzi, altra attivista importante bergamasca, che a Fiume è vicino a D'Annunzio. E poi soprattutto voglio ricordare, per concludere, l'istituzione dell'asilo nido. C'erano tanti asili nidi, un particolare, un paio già funzionanti sotto l'impero asburgico, ma questo nido nacque all'avanguardia già all'epoca, e negli anni 30 si ingrandì, ed è il nido dedicato a Luisa D'Annunzio. Il comandante per l'apertura del nido dà un'elargizione e Gigante si preoccupa, con la contessa Pasini, che è l'artefice, l'organizzatrice primaria del nido, si preoccupa di intitolarlo come regalo al comandante, proprio alla madre. E si istituisce nell'ottobre del 1920, a dicembre è già perfettamente funzionante il nido. Queste sono alcune immagini, queste sono le lettere tra Gigante e la contessa Pasini, e Gigante che dà istruzioni ai Cilio Bacci, che durante la reggenza del Carnaro era rettore della giustizia. Queste sono alcune immagini rarissime che trovate nel libro di Margonari sul funzionamento dell'asilo, che poi vi ripeto, negli anni 30 si ingrandì, cambiò sede e accolse centinaia di bambini al proprio interno. E poi voglio riconcludere ricordando, come già lo sapete, abbiamo parlato della Carta del Carnaro. Anche nella Carta del Carnaro una parte, 3-4 articoli, 50, 51 e via dicendo, dedicati all'istruzione, all'apertura, all'importanza e anche alla sensibilità in questo senso rispetto all'infanzia e ai minori, è sottolineata. Quindi con queste azioni, sia teoriche sia pratiche, oltre alla dimensione politica di cui vi ho detto. Grazie per l'attenzione. Ma credo che il merito di questa relazione è stato non solo quello di farci conoscere una pagina per
personalmente sconosciuta della vicenda fiumana, ma anche di fare una pagina complessa, di scrivere una pagina completa di storia dell'assistenza, della società e della politica in maniera direi molto lineare ma molto convincente.